non può esservi sviluppo senza un'efficace ricostruzione, anzi un'efficace ricostruzione più il ritorno dei cittadini nelle proprie case. Ho appena visitato il centro storico, è il primo passo per riavviare lo sviluppo. All'accelerazione della ricostruzione, alla sua graduale riconduzione nell'alveo dell'amministrazione ordinaria, questo governo si è volto con decisione, affidando al Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, un incarico che mi dispiace per lui, non suona semplicemente di inviato speciale. L'impressione di aver scelto bene. La rinascita dell'Aquila passa dall'uso di tecnologie moderne e da una nuova mobilitazione politica. E questo territorio, il nostro paese, deve mostrare di saper realizzare non solo nel momento dell'emergenza, ma anche nel momento della progettazione lucida e del futuro. E a questo che i nostri sforzi devono convergere, gli sforzi di tutti. E io accolgo nelle parole del Presidente Chiodi, con questa osservazione vorrei concludere, e del Sindaco Cialente, qualcosa che mi colpisce per l'analogia con ciò che abbiamo dovuto affrontare e stiamo affrontando a livello nazionale, cioè la necessità di congiungere gestione dell'emergenza e costruzione del futuro. Per l'Aquila, per l'Abruzzo, l'emergenza è la ricostruzione fisica e il futuro è la visione strategica per lo sviluppo territoriale, e lo studio dell'Ocse e di Groninger a questo assiste. Per il governo che in questo momento vede impegnate quattro persone che siedono davanti a voi, si è trattato di qualche cosa di enormemente meno drammatico di un terremoto, ma siamo stati chiamati perché c'era un'emergenza che non è interamente superata, che è cambiata a superamento, un'emergenza quella finanziaria, economica, che comunque non può provocare gli sconvolgimenti del terremoto, ma che può provocare danni, ripercussioni, perdite di sovranità, perdite di fiducia in se stessi, conseguenze storiche che basta rivolgere lo sguardo di nuovo alla Grecia in questo momento per saper cogliere. E però non abbiamo potuto concentrare la nostra attenzione solo sulla gestione delle emergenze, perché questo governo, come ogni governo, deve lavorare per costruire il futuro, e si tratta, come voi avete davanti come sfida e state affrontando positivamente, di trarre dall'emergenza lo stimolo per lavorare sul futuro. È quello che noi cerchiamo di fare, è quello che voi avete già cominciato a cercare di fare, state facendo. È il lavoro quello che qui ci riguarda, che riguarda l'Aquila, che riguarda l'Abruzzo, che richiede più che mai integrazione, coesione tra le istituzioni territoriali, nazionali, e avete capito che cerchiamo di lavorare il governo in modo strettamente integrato e internazionale, e quindi trovo di nuovo che la presenza dell'Ocse, istituzioni che del resto anche sul piano nazionale, grazie al segretario generale anche Furia, e la nostra richiesta di coinvolgimento attivo ci sta dando una notevolissima assistenza, offre a questo contesto. Credo quindi che ci siano molte ragioni in più dopo queste due giornate per guardare al futuro con una ragionevole fiducia, e per quanto riguarda la
mio personale.